raccogliamo tutte le nostre risorse. Questo è il momento di tirare fuori dal nostro profondo tutte le qualità che la nostra umanità possiede. Non dobbiamo più aver paura di rivelare quello che da sempre noi e l'umanità che ci ha preceduto abbiamo desiderato: vivere in un mondo d'amore e di collaborazione per continuare a farlo più bello, più giusto, più umano. Ne abbiamo tutte le capacità se solo per un momento rinunciamo a concentrarci solo su di noi e abbracciamo il mondo come nostro luogo proprio, per ora e per sempre. È in questo momento, più che in altri, che viviamo la nostra unità, che spesso chiamiamo dipendenza o sopraffazione, ma che in realtà è il grido di fondo della nostra umanità, che ci chiede di mettere in gioco tutte le nostre risorse originali per far continuare la vita in tutta la sua bellezza. Abbiamo avuto il tempo per capire, per creare strumenti che moltiplicano la nostra singolare efficacia. Il tempo per decidere cosa vogliamo fare per diventare quegli esseri umani a cui aspiriamo, ma di cui non ci assumiamo la responsabilità, ma aspettiamo che si compia o per intervento divino o per il potere dei potenti. No! L'umanità di ogni essere umano cambia, si migliora, si compie solo con la scelta e la responsabilità di ognuno di noi, perché è la nostra umanità e non possiamo delegarla a nessuno. Ognuno di noi ha l'opportunità di esprimere il meglio di sé in questo evento che ci sollecita la scelta. È il momento di avere il coraggio di scegliere la vita umana in tutta la sua bellezza e potenzialità, cominciando dalla nostra, estendendola a tutti coloro che vogliono e se ne assumono la responsabilità direttamente, sia per loro stessi che per il mondo intero. Le condizioni per usufruire di questa felicità sono: essere se stessi, cioè sviluppare la nostra originalità, non solo per la nostra espressione, ma sempre per cercare di continuare a migliorare il mondo attraverso la relazione sempre più profonda con gli altri. La seconda è scegliere di amare, cioè amare tutto quello che c'è e amare ciò che ci può essere. Quest'amore, che è la nostra vocazione, ci permetterà di organizzare la convivenza umana nella condivisione, perché tutti possano godere della bellezza della vita. Abbiamo capito che viviamo in un piccolo mondo e che l'agire di uno può migliorare o peggiorare la vita di tutti. Scegliamo di uscire dal rapporto di forza, che non ci è omogeneo, ed entriamo in quello della condivisione e dell'amore, che è il desiderio e la speranza di tutta la storia umana. Noi di questa generazione possiamo dare una svolta alla storia dell'umanità, vivere finalmente a livello della nostra coscienza e cultura della bellezza per tutti. Oggi è il Giovedì Santo e poiché oltre che umana sono anche cristiana, mi viene spontaneo pensare che prima di cominciare la passione di sofferenza che l'ha condotta alla morte, Gesù ci manifesta la sua passione più intima, quella di farci comprendere fin dove arriva il suo amore per noi, farci comprendere quanto siamo importanti per Lui e per colui che chiama Padre, fino a pronunciare quelle parole che sono la risposta al nostro desiderio. Che tutti siano uno come me e te, o Padre. Io aggiungo
che tutti possano scoprire e godere dell'originalità di ciascuno, come elemento che unisce tutti gli esseri umani per far nuova questa terra, comprendendo che è il nostro amore che fa nuove tutte le cose. Buona Pasqua di Resurrezione, Angela. Buona Pasqua ancora a tutti.